Buonasera fratelli e sorelle nerazzurre. Allora, appena finita Fiorentina-Inter, 3-3. Ora non posso sbattere niente perché abito in un condominio, sono le 11, minuto più, minuto meno, quindi mi possono denunciare a quest'ora. Per disturbo alla quiete pubblica, ovviamente, perché ci sarebbe da spaccare un po' di tutto qua dentro. Perché? Non lasciamo da parte il risultato. Non è blasfemo pareggiare a Firenze contro una squadra che sta comunque in corsa per l'Europa League, che comunque si sta giocando buona parte della stagione, visto che è stata superata la Sampdoria, eccetera, eccetera. Però, perché devo pareggiare una partita così, in un modo così assurdo, dove da subito il rigore del 3-3 si era visto proprio tranquillamente che l'aveva presa di petto. Cioè proprio si era visto immediatamente. Si era visto subito. Perché cazzo devi inventare un rigore inesistente? Cioè questa partita è stata palesemente condizionata dall'arbitraggio, che non è anche a nostro favore. Io non lo nego. Non tanto per il rigore che ci è stato assegnato, dove adesso ci arriviamo a quel rigore, ma per tante piccole cose che hanno fatto innervosire la partita, che hanno messo l'arbitro in condizioni di dover sbagliare, perché non ha saputo tenere 22 giocatori. Ecco perché. E anche perché siamo stati coglioni noi, e ci arriviamo anche a questo. Allora, la piega della partita che andava a finire così, l'ho capita un po' sulla super mega iperpunizione di Muriel, che oh raga, ha fatto un gol che recoba dei tempi d'oro quando c'aveva voglia di giocare. Buonanotte. E va bene. Là ha detto vabbè, ce la possiamo fare. È stato palese quando è caduto Lautaro in aria, chiedendo subito, cioè lui subito, immediatamente, ha alzato la mano, così, prima che si ripartì, prima che l'azione ripartisse, ha alzato la mano, mi sono fatto male, ho avuto la botta, no? Allora, se tu, visto che la regola adesso è chiara, no, se l'arbitro non fischia, tu puoi giocare. Ora tu, caro Chiesa, no? Ottimo giocatore, non si discute. Non puoi arrivare alla tre quarti, buttare fuori la palla e dopo andarti a lamentare. No. Perché la palla nessuno ti ha chiesto di buttarla, visto che il regolamento dice una cosa ben precisa: se l'arbitro ritiene che la situazione è grave, ferma il gioco ed entrano i medici. Se l'arbitro non ha fischiato, tu puoi giocare. Io personalmente, qualora la Fiorentina avesse segnato con Lautaro a terra, io non mi sarei arrabbiato, perché loro sono pagati per fare gol. E visto che l'arbitro non riteneva grave quello che è successo a Lautaro, per capirci, doveva continuare. Da là la partita si è innervosita, incattivita, falli di continuo, 7-8 ammonizioni, una partita che è stata in fondo corretta fino allora. Ammonizioni, il replay di La Fonte che ha preso quello di peso, tutti quelli della Fiorentina a protestare con l'arbitro, là non l'hai saputa più tenere. Era palese che sarebbe successo qualcosa, che l'arbitro avesse una condizione ambientale per cui doveva sbagliare qualcosa. Poteva essere un'espulsione, poteva essere qualsiasi cosa. Ha sbagliato proprio in un modo. Ha gettato una buona prestazione negli ultimi 7-8 minuti.
senza motivo. Poi 7 minuti di recupero. Ma quando mai 7 minuti di recupero? Di cosa stiamo parlando? 7 minuti di recupero ha fatto Courtois. 7 minuti di recupero, non si sa perché. Partita. Penso che se non è il record, poco ci manca. 15 secondi, 1-0 per la Fiorentina. Va bene. Anzi, nemmeno gol di Simeone. Autogol di De Vrij. Simeone l'aveva ciccata. Sto vento che ha aiutato, sto lancio che... Vabbè, 1-0. La pareggia Vesino. Momento di grazia di Vesino, ragazzi, che ultimamente non ci stava capendo una beata minchia. Non ci stava capendo una minchia. Spesso peggiore in campo. Però l'abbiamo ripresa. Poi l'abbiamo controllata soffrendo, c'è da dirlo, ma l'abbiamo controllata. Fine primo tempo, questa gran giocata di Politano che a me continua a stupire, questo ragazzo, perché lo ritengo un ottimo giocatore, anche se riscattare Politano a 35 milioni, nonostante l'ottima stagione che sta facendo, beh, insomma, forse queste condizioni le dovevamo vedere un po' prima, ma questa è un'idea mia. Secondo tempo, tip tap, la Fiorentina ci prova, l'Inter va sulle ripartenze perché è in vantaggio, fa la sua giustissima partita, fa quello che doveva fare e arriva questo rigore. Questo rigore che non se l'era accorto nessuno, forse a parte Perisic. Comunque, fallo di mano, calcio di rigore, segna Perisic. Qui apro una parentesi, non l'ha tirata Lautaro, che era l'ultimo rigore che avevamo avuto, l'aveva tirato Lautaro in Europa League. Non l'ha tirata Nainggolan, che alla Roma tirava anche i rigori, spesso ha tirato i rigori, ricordo l'anno scorso con Liverpool, a Roma ha battuto il rigore, l'ha battuta Perisic. Perisic si è andato a prendere la palla e l'ha voluta battere. Per me, e ripeto, per me, era un chiarissimo, chiarissimo messaggio ai compagni, allenatore, società, contro Icardi. Questi non si possono vedere e tutto quello che sta succedendo adesso ne è la prova. Perisic se ne andrà col sorriso, Icardi probabilmente se ne andrà lo stesso, ma sti due non si possono vedere. E vedere comunque una squadra che da quando non c'è Icardi giocano 11 persone, giocano, non Perisic non ha giocato da metà settembre fino a un mese fa e Icardi gioca se gli arriva il pallone. Se proprio vogliamo dire, stasera se c'è una persona che non mi è piaciuta molto è stata Lautaro, ma lo giustifico appieno perché Lautaro è l'unico che ci sta mantenendo la baracca in attacco e dal giocare una partita sì, 5 no, adesso si è fatto 5 partite di fila con tanto di giovedì, domenica, quindi capisco che possa anche essere stanco. Detto questo, entra Muriel, fa sta punizione della miseria e va bene, ci stava, e st'arbitro si è inventato il suo rigore perché oggettivamente la partita gli era scivolata totalmente dalle mani, non ci stava capendo più nulla e ci è andato a regalare sti cazzo di... si è andato a buttare nel cesso altri due punti che facevano comodo visto che il Milan ha vinto. Il Milan penso che con Higuain, e chiudo così,
aveva lo stessissimo identico problema che ha l'Inter adesso con Icardi. Era lo stesso identico problema. Perché il Milan è vero che ha battuto questa settimana, ha battuto l'Empoli, con tutto il rispetto per l'Empoli, ma non mi aspetto l'Empoli in una zona a conquistare un posto in Europa League. Mi aspetto che l'Empoli si salvi, non di più. Però ha battuto, sta in serie positiva da un bel po' di partite, soprattutto da quando è andato via Higuain. Ed è arrivato Piontek, che è un signor giocatore che noi non dovevamo lasciare così a cuor leggero, magari potevamo dare fastidio al Milan. E sto Paquetà che magari non nemmeno ha fatto sta grandissima partita contro l'Empoli, ma fa la sua porca figura ogni volta. C'ha sto Suso a corrente alternata che oramai conosciamo, che però quando, insomma, quegli assist te li fa quasi tutte le domeniche. E quindi questo Milan inizia a diventare pericoloso perché adesso sta a 2 punti. E vabbè, detto tutto ciò, il mio annuncio è che non parlerò più di Icardi, del malato immaginario. Se si opererà, se si inizia a dire stagione finita che adesso devo operare, non mi interessa. Io di lui non parlo più perché gli sto facendo pubblicità. E francamente, Icardi non merita la mia pubblicità né per i miei 22 iscritti. Io non sprecherò più fiato per Icardi per vicende extracampo. Parlerò di Icardi se e quando ricomincerà a giocare. Punto. Detto questo, signori miei, altri 2 punti che ci servivano, l'arbitro ce li ha negati e mi dispiace perché è stata alla fin fine una bella partita, è stata una bella Inter, è stata una bella Fiorentina e non meritavamo la sconfitta, oggettivamente. Detto questo, alla prossima. Ciao agliù!